chi è che ha bisogno di me? Chi è che sta piagnucolando? Chi è che vuole mangiare? Sofia! Chi è che aspetta sempre l'ora di pranzo di mamma? Sofia! Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Qui c'è una piccola bambina che vuole essere allattata. È vero, mamma? Sì? Sì? E va bene. E pappa sia. Allora, qui abbiamo una bimba lontana che sta facendo i capricci perché ha del sonno, secondo perché me. Perché vuole andare con la sua mamma a nel dormire lettone, abbracciate. Nel lettone. Perché questa è l'ora in cui io e lei facciamo questa cosa. Comunque, nel frattempo che pranzavamo, sicuramente è arrivato il riduttore che abbiamo comprato. Vediamo. Cioè, ci ha suonato il corriere, penso che sia quello dalla forma, sì. Vediamo se questo è adatto e poi faremo il reso di quell'altro. Se non dovesse andare bene nemmeno questo, facciamo il reso di tutto insieme. Mo. Sì, abbiamo fatto un po' di acquisti. Si tratta del riduttore. Ecco. Allora. No, mi sembra meno fondo, mo. Mi sembra, sì, molto meno fondo di quell'altro. Tu non rompe comunque nulla? Niente, non rompo niente. Eccolo qua. Sembra meno cicciottoso qui ai laterali. Il bambino sembra un po' di plastica, però non vorrei niente. Dai, amo! Allora, devo fare cose piano piano perché se poi tocca far reso pure di questo, non credo, però. Vabbè, mo Giordano qua ci mette l'eternità. No, ho fatto, eccolo, eccolo. Eccolo. Carinissimo, però mi sembra veramente molto piccolo. E infatti dalle recensioni l'avevo letto. Però mi serve adesso perché Sofia è piccolina, appunto. Però posso dire una cosa, secondo me qua affonda, mettendolo affonda. Così non affonda come quell'altro che è alto così, amo. Appunto. Meno di questo che vuoi fare? Tanto che se commentare. Forse stasera usciamo e vediamo. E poi noto una cosa interessante, che ci sono bene, le fessure per far passare le cinte. Così che si può legare la bambina. Ok, mo vediamo come va. Poi andiamo a cambiare il secchio mangia pannolini perché abbiamo preso una cosa che vi vogliamo far vedere. Nel frattempo si è addormentata senza la mamma. Allora tu non hai bisogno di me. Mi dovevi aspettare. Cioè, raga, tanta cacca. Questo qui è pieno di cacca. Sì, con l'occasione la cambiamo perché aspetta. Ci sono tanti pannolini. Allora, questo comunque, qua c'è ancora, comunque, però. Comunque questo qui è una manna dal cielo, Risolve tutti i problemi. È stato un bel regalo fatto da Sabrina, che ancora sì, ringraziamo sì, oggi. Sì, ti ringraziamo perché è un salvavita, diciamo. Allora, questa qui, nel suo caso, la ricarica ancora c'è, però vi faccio vedere come funziona, che abbiamo preso le ricariche a rotolo. Vabbè, Giordano non si sa spiegare bene. Praticamente le ricariche di questo mangia pannolini, cioè le ricariche proprio originali, costano un'esorbitanza. Noi le abbiamo acquistati, abbiamo acquistato 6 ricariche, ci sono venute 39-38 euro. E regà, una cifra esorbitante per tutti i pannolini che ovviamente cambiamo adesso che è neonata, perché comunque sia stiamo a cambiare 6-7 pannolini al giorno, si riempie subito e ovviamente staremo sempre a comprare ricariche su ricariche. Ecco, adesso le abbiamo comprati 6 ricariche originali, 39 euro, ok, però ho visto su Amazon anche delle ricariche compatibili ma non originali, convenientissimi. Perciò se qualcuno di voi che è incinta o che ha bambini o che è in procinto di comprarlo, vi consiglio sì di comprare il mangia pannolini, perché regà, veramente, ma di comprare questa ricarica qua. Ora vi faccio vedere, è allora, compatibile con tutti i mangia pannolini, Sì. Un'altra cosa, quelle ricariche che abbiamo preso, che sono queste qui, la plastica è buona, però sono un po' frivole, quindi tende un po' a passare l'odore. Invece, ecco, vedi, fa tutta questa catenella così. E così non c'è la puzza dei pannolini. Poi io faccio così di solito, prendo dal bustone, almeno non mi perdo niente per strada. Ok. Perfetto. Ok, e questa è una. Comunque il marchio è questo qui.
ovviamente acquistato da noi, regà, nessuno ce l'ha inviato, non ci hanno pagato. Non fare presentazione di nessuno. Comunque io dico, io ho preso questa marca, ma ce ne stanno tanti altri marchi comunque. Vabbè, io adesso non mi ritrovo una ricarica completamente vuota da farvi vedere, però vi faccio vedere uguale. Allora, questa qui è la ricarica originale, ok? Si levano, si leva questo qua, questo affare, e all'interno c'è questo tubo qua di plastica. Ok. Sai, facciamo? La carichiamo sopra, che ci frega. Vabbè. Poi all'interno della confezione della ricarica universale c'è questo tubo di cartone che va posizionato così. Poi c'è questo rotolo che praticamente sì. E in più ci danno anche già quattro ricariche pronte. Già quattro ricariche pronte. Raga, sai quanto l'ho pagato questo? Non mi ricordo. 19,99, 20 euro. Euro, pensa un po', come extra conveniente. Questo qua praticamente è un tubone, un tubo, una busta senza fondo. Si mette sopra così. Sì. Si mette sopra così, si srotola mano a mano. Si srotola e si manda giù. Fino a che non si riempie, diciamo, la tasca di dove ci va. Dove ci va tutta sta simbologo. Poi si taglia questo si qui. Fa il nodo. No, aspetta, voglio prima di far nodo. Si taglia questo, si mette così, si rimette l'affare apposito. Ovviamente, aspetta però, c'è da dire una cosa. Dimmi. Se comprate questo, almeno una ricarica originale ce la dovete avere. Serve il simbologo qua. Mettiamo questo. E comunque quando compri il mangiapannolini, almeno una comunque già c'è. Sì, sì. Questo e serve di far passare per praticità questo qua e si rimanda dentro con l'accortezza, insomma, de manda tutta la plastica dentro. Allora, arrivato a questo punto si può sfilare il tubo di cartone e l'importante è che non succede questo, che la plastica va in mezzo al meccanismo. Ok, mo che è fatto tutto quanto, vedete pure qua, mo che è fatto tutto quanto, si rimette dentro al vano così. Ok, una volta che è messa la ricarica, come sempre, come pure la ricarica originale, si fa il nodo qua, che è più spessa, più bella compatta sta busta, diciamo. Si fa il nodo. Ma profuma, no? Non l'ho sentito. No, è una cosa tipo industriale. Non vi sbagliate, questo qui c'ha la lama dentro, invece questo qui è il fermo dove si ferma la busta. Si mette qua, si mette qua dentro. Vabbè, è fatto. E il pannolino, il mangiapannolini è pronto per essere messo i pannolini dentro. Perfetto. Comunque, vabbè, vi ho voluto far vedere questa cosa anche perché lo dobbiamo comunque svuotare. Ho detto, fammelo dire, magari qualcuno come me non lo sa che ci sono queste ricariche comunque economiche. Poi sto aspettando, oltre al riduttore, anche il tiralatte. Ne ho comprato un altro, giusto per sprecare i soldi, perché... Sì, ora vi spiego, non fate l'errore come ho fatto io, anche se non è un errore mio, devo dare la colpa a Giordano, però non ci siamo capiti, perciò non è colpa di nessuno. Che praticamente quando Giordano mi è andato ad acquistare il tiralatte, proprio nemmeno ho avuto la montata lattea, che raga, mi scoppiavano veramente e non si svuotavano nemmeno con Sofia perché era piccolina e non riusciva a svuotarmelo, ho dovuto mandare Giordano a comprare il tiralatte. Io gli avevo detto, mi raccomando amore, voglio il tiralatte elettronico, non quello che dove tu ti attacchi come carica batterie e devi stare comunque seduta su una sedia, ma volevo quello lì che si attaccava qui e nel frattempo tu potevi fare tutte le faccende di casa, non che rimanevi comunque quei 20 minuti 30 minuti seduta su una sedia anche se non stavi allattando tua figlia, ecco, non con il filo a batterie e potessi comunque girare per casa, ma che comunque sia l'avrei dovuto tenere io in mano perché è proprio, diciamo, un biberon. Mo adesso è comunque smontato, non ve lo posso far vedere, però comunque mi teneva fissa seduta su una sedia, perciò ho ordinato uno che va fisso qui. Sono molto curiosa di vedere com'è, infatti vedo l'ora che mi arrivi, però adesso io vado a farmi un bel sonnellino con Sofia, anche se Sofia se sta a fare ricchi affari suoi, però comunque la devo disturbare e toglierla tardi qua perché io voglio andare di là a fare anch'io un poco di ninnette. Faccio così perché Giordano mi sta indicando. Ecco, fai vedere come dorme. Ma come l'ho fatto già prima? Così dorme, guardate, l'attaccamento, abbiamo anche attaccato questo.
questo qui qua. Questo qui invece tanto. No. E niente, adesso salutiamo Giordano che se ne va a lavorare. Ciao. Sì, ciao. E ci vediamo. Io vi saluto con 10 kg di cacca. Ma tu devi sentire il tuo peso, senti. 10 kg di cacca? No, vabbè, raga. Madonna, no. Non saranno 6 kg? 5-6 kg di cacca? Ciao, amici. Illusa io se pensavo di farmi un sonnellino insieme a Sofia. Ci abbiamo provato, ma nulla. Poi l'ho dovuto attaccare. Poi abbiamo un po' giocato. Ha cominciato a rigurgitare. Al che la sono andata a cambiare, a lavare. Nel mentre ce l'avevo un braccio tutta nuda, ci ho beccato una bella pipì addosso, tutta qui sui pantaloni, e tutto un rigurgito. Tutto questo sempre addosso a me. Infatti adesso mi devo andare a cambiare. Intanto sono qui a riempire le bottiglie di acqua, tra l'altro noiosissimo perché il depuratore per riempire le bottiglie ce ne vuole. Nel frattempo sto sudando da morire. Non ho avuto nemmeno un minuto tempo per me, che Sofia già ha ribarrato gli occhi. È sveglia nuovamente, raga, nuovamente. Sofia, 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 le mie giornate piene di te, amore mio. Che è sta faccia? Che faccia stai facendo, mamma? E niente, a mamma, sei durata poco, eh? Comunque, due giorni fa la signorina è stata pesata e pesa 3,670 kg. Sta crescendo nonostante tutti i rigurgiti, però questa cosa, raga, ce l'ho proprio qua. Sembra che tutto il latte che ha preso l'ha rigurgitato tutto quanto, perché non è che si ferma soltanto a un rigurgito, no, rigurgita di continuo e anche a distanza di ore. Questo è il telefono che mi dice che Sofia si sta muovendo, ma comunque la sto vedendo e sveglia. Niente, finisco di riempire le bottiglie e dovrò aspettare Giordano per farmi una doccia e cambiarmi. Oramai rimango vestita così e faccio tutto dopo, tanto è pipì e rigurgito santo di mia figlia. Ok, Sofia sembra essere ricrollata, è qui, ed io ne approfitto per sistemare tutto il suo fasciatoio, che è un casino. Mancano anche i pannolini, li inseriamo insieme. Questa è da togliere perché ci ha rigurgitato sopra. Queste fedre le utilizzo per Aaron, visto e considerato che comunque ci sono dei rigurgitini, che mettendoli nel fondo della gabbia, sono comunque utili, ma non da tenere qua sopra, visto e considerato che ci deve andare Sofia. Io li tengo qua sotto. Eccoli qua. Noi mettiamo la federa perché tante volte ci fa la cacca a spruzzo o la pipì ogni volta che gli leviamo il pannolino, sembra che lo fa apposta. Questo materassino è sempre coperto da una coperta, ma anche lei è a lavare perché Sofia ci ha fatto la cacchina sopra. Qui mancano i pannolini finiti completamente, perciò li andiamo a prendere qua. E voglio aprire questo pacco e cominciare a utilizzare questo. Pannolini riforniti, qui abbiamo dei fazzoletti giganti, della mucchina e questi quadrotti che dobbiamo ricomprare perché sono quasi finiti. Ok, adesso sistemo anche qui perché è un casino.
una mezza sistemata gliel'ho data. Il tempo che Giordano ci mette mano e fa un casino. Ok, qua non c'entra niente, però stava lì e glielo ritengo. Qui abbiamo i salviettini a portata di mano. Allora amici, sono tornato da lavoro, diciamo. E già stamattina, all'ora di pranzo, ho, diciamo, capato il pesce perché c'è stata levare le esche. E ho preparato questo, questa bella minestrina, che ci mangeremo domani. Mentre avevo semi preparato il pesce per fare la cena questa sera, e adesso l'ho condito, lo metto nel forno, vi faccio vedere. Eccolo qua, un'orata e due sarpe, che a parere mio al forno sono da paura, però vanno capate subito sul posto di pesca. Inforniamo. Io, raga, sono riuscita a farmi una doccetta che è venuto su Giordano, perché altrimenti con Sofia, raga, impossibile. Nel frattempo è arrivato anche il tiralatte, infatti Giordano lo sta aprendo. È arrivato abbastanza tardi, sono le 7:30. Eccoci. Eccolo qua. Che bello. Apriamo le app. Allora, aspetta un attimo. Aspetta, io sai che piano, le cose come voglio fare io, no? Dentro abbiamo pure bustine per latte. Allora, qui abbiamo le bustine per congelare volendo il latte, abbiamo delle salviettine per il seno, penso di sì, e poi eccolo qua, abbiamo le ma non castonato proprio, eccolo qua, eccolo qua, questo qui praticamente te lo attacchi e te ne vai a spasso per casa. Io adesso lo lavo e lo provo subito, visto che alle 8 Sofia l'ha occupata, proviamo a dargliela. Ma è grande, pensavo fosse più piccolo io. Vabbè raga, mo vi farò sapere come tira. Ed eccoci qua giunti alla fine di questa giornata lunga, intensa, ma siamo arrivati. Dovevamo uscire, ma per quanto siamo stanchi abbiamo optato per Netflix, qualche firma, con gelatino per me, un cono, maxi bono per Giordano, qui c'è Giordano. Ciao sonno? Sì, boh, se vediamo Fast and Furious un'oretta. Sì, ciao. Cosa e andiamo qui a dormire? C'è la piccola Sofia, che si era addormentata e si è risvegliata subito. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Video.